Il 23 dicembre dell'84 avevo preso il treno a Napoli, io e i miei due figli più piccoli. Abbiamo occupato la carrozza numero 9, la carrozza dove hanno posizionato la bomba. Il ricordo dell'esplosione sul Rapido 904 è ancora vivo nella mente dei superstiti che 36 anni fa erano a bordo di quel treno. Avevo solo 6 anni e mezzo e negli occhi la magia del Natale. Da quel giorno la mia vita è cambiata, vivo in una bolla di paura. Sul binario 11 della stazione centrale di Napoli, da dove alle 12:55 era partito il treno diretto a Milano, questa mattina la cerimonia in ricordo di quella tragedia che costò la vita a 16 persone, 276 furono i feriti. Crediamo molto nel valore della memoria, che non è un valore statico, ma è un valore proiettato nel futuro. È fondamentale non solo ricordare quel che di tragico e criminale è accaduto nella storia del nostro paese, ma anche per non stancarsi mai di ricercare la verità fino in fondo. Soprattutto, come non di rado, arriva anche al cuore di pezzi delle istituzioni del nostro paese. Noi aspettiamo la verità da 36 anni. Al momento abbiamo soltanto dei pezzetti di verità e sicuramente questo non ci basta.